Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù salì sul monte e chiamò a sé quelli che voleva ad essi andarono da lui. Ne costituì 12 che chiamò apostoli, perché stessero con lui e per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demoni. Costituì dunque i 12. Simone, al quale impose il nome di Pietro, poi Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, fratello di Giacomo, ai quali diede il nome di Boanerges, cioè figli del tuono, e Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Taddeo, Simone, il cananeo e Giuda Iscariota, il quale poi lo tradì. Cari fratelli e sorelle, Gesù sta raccogliendo sempre più persone. Abbiamo sentito proprio ieri che tante le persone da ogni parte venivano da lui. Ci sono le folle con Gesù, lo cercano. E da questa folla Gesù chiama coloro che lui stesso vuole. Gli apostoli e li chiama per il nome. Chi sta chiamando Gesù alla missione? Prima di tutto, carissimi, le persone semplice, le persone che hanno il suo nome. Cioè le persone che hanno la sua storia di vita, la storia del peccato, la storia di tante ferite. Ognuno di noi, carissimi e carissime, ha la sua propria storia, forse la storia difficile. Ho la storia ferita, ma negli occhi di Gesù sempre è una storia preziosa, così che ti chiama per il nome, conoscendo tutta la tua storia, cioè la tua bellezza. Perché le tue ferite davanti a Dio diventano i luoghi dove Lui può venire con la sua grazia, con la sua misericordia. Tanti mi dicono, carissimi, molto spesso, che sarebbe meglio dimenticare o denunciare le ferite della nostra storia. Invece queste diventano il luogo dell'incontro vero con il Signore, che ci visita con tenerezza, che ci cura, che ci guarisce come il Padre misericordioso, come il buon pastore, come il Samaritano. E così, carissimi, la nostra storia è molto importante negli occhi di Dio. Il tuo nome, cioè la tua storia, è il fondamento, è il punto di partenza per far crescere la tua vita spirituale nella relazione con Gesù.
Inoltre, se Gesù cambia il tuo nome, non per far contraddirle la tua storia, no? Ma Gesù non la nega, anzi la accetta, la trasforma, le dà senso e fa diventare ciò che è stato ferito la fonte di vita per gli altri. Carissimi fratelli e sorelle, le nostre ferite, illuminate dallo Spirito Santo, possono diventare un grande aiuto per gli altri. Per questo vi chiedo, non abbiate paura, aprite i vostri cuori, lasciate che lo Spirito Santo vi illumini con la luce del suo amore. La vocazione nella Chiesa non è una vocazione al lavoro. Non si tratta di imparare a fare qualcosa. La vocazione cristiana è qualcosa di più. La vocazione cristiana è una risposta sulla domanda: chi sono io? Simone, abbiamo ascoltato nel Vangelo di oggi, deve diventare Pietro, cioè che fa, cioè la roccia. Quello che devo fare nella Chiesa si basa, si fonda sulla mia identità. Non è importante quello che io devo fare, quello che io so fare, che cosa io sono capace di fare. Posso essere capace in tante cose, no? Ma importante è la mia identità, chi sono davanti a Dio. Io conosco la mia identità, ma io conosco questo sguardo amoroso che Dio mi guarda ogni giorno nella mia preghiera quotidiana. Io non prego, no? La domanda importante, carissimi, che ogni giorno dobbiamo chiedere è: chi sono io? Tanti di noi facciamo una domanda sbagliata, anche noi preti, vescovi, no? In chiesa, che cosa devo fare? Chi sono io? Questo è grande lotto, grande battaglia che ci tocca ogni giorno. E questo si vede chiaramente nell'esempio di Simone che diventa Pietro, che fa? Tutta la sua vita è stata segnata da una lotta interiore. Gesù lo chiama Pietro, che fa? E poi? Lo vediamo dopo il tempo, torna da lui di nuovo, nell'orto degli ulivi, e gli chiede: Simone. Torna al primo nome e chiede: dormi? Ma perché? Perché c'è ancora una lotta dentro di lui, dentro lui. Questo cambiamento, carissimi, dentro di noi è una lotta. Questo cambiamento di diventare una pietra che fa è un processo costante. Perciò bisogna nella nostra vita spirituale tanta pazienza. E prima di tutto è sempre relazione con Gesù, cioè la nostra preghiera. Simone sta ancora lottando con che fa la sua nuova vocazione, la sua nuova identità che ha ricevuto per la grazia. Sta lottando e continuamente.
L'Evangelista Luca nel suo Vangelo dice che quando il Signore Gesù chiama Pietro gli dice: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Cioè, che è importante la domanda di identità? Chi è Simone nella sua chiamata? Il successo di Pietro, carissimi, non sarà nella tecnica, ma nella sua identità. Tu sarai il pescatore. Chi sono oggi rispetto a Gesù? Se tu vuoi essere la persona che pesca le persone di oggi, smetti a chiedere come fare, ma fai qualcosa di avere un minimo rapporto con Gesù per diventare il suo testimone. Niente ci rende più efficaci, carissimi, che essere autentici discepoli di Gesù. Ma capite, la domanda non è cosa dobbiamo fare, ma chi siamo? E dobbiamo tornare alla nostra identità nella relazione con Gesù, nella preghiera. Dobbiamo ascoltarlo, guardarlo negli occhi, in silenzio. E dobbiamo essere attenti, perché noi stessi possiamo diventare pericolosi prima per noi stessi, ma anche per coloro a cui vogliamo andare, senza consapevolezza chi siamo, senza relazione viva. C'erano tante persone nel mondo che hanno provato a cambiare il mondo a modo suo, facendo tante cose, anche belle cose, ma le cose sbagliate. Con questo, carissimi, nasce un altro pensiero molto importante. Abbiamo sentito: ne costituì 12 che chiamò apostoli perché stessero con lui e per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demoni. Allora Gesù può inviarli purché sono con lui. La parola stessero con lui è un condizione. Sono con lui, essere con Gesù, lo ascoltano, lo guardano, hanno una relazione. Da qui deriva la nostra missione: essere con Gesù sempre e ovunque, avere il rapporto costante. Non è che una volta riceviamo il mandato, la vocazione, e adesso ho il diritto di andare così per tutta la vita. Ma c'è una condizione: stare con lui per tutta la vita. E sempre stare con lui è importante. Senza questo, carissimi, nella Chiesa rimane molto spesso soltanto attivismo. Dopo c'è molto vento, c'è confusione, ma non c'è Dio. Dopo non ci sono vocazioni perché non ci sono più testimoni. Com'è importante è l'Eucaristia quotidiana, Eucaristia che ci mostra chi siamo per Lui. Perché Gesù nell'Eucaristia di oggi, nell'Eucaristia quotidiana, decide di dare ancora una volta la sua vita per noi. Gesù condivide la sua vita con noi. Ma dopo l'Eucaristia tu sai chi sei? Stai portando il suo profumo in questo mondo? Stai cambiando questo mondo con la sua presenza? E la seconda cosa, l'accompagnamento. Ogni Eucaristia quotidiana diventa per noi cristiani la forza, fonte della nostra forza. Carissimi, dopo l'Eucaristia noi non usciamo dalla questa chiesa, noi non entriamo nel questo mondo da solo, ma con Gesù. Non offriamo al mondo soltanto i nostri modi a risolvere i problemi, ma colui
che mi manda in questo mondo. Questo, carissimi, è molto importante. Restiamo un momento con queste domande, meditandole nel nostro cuore.